Ehi, la ciurma, e benvenuti in questo nuovissimo video. Aspettate, controllo solo un attimo di stare registrando correttamente. Sì. Ok, dovrebbe. Anche perché questo video l'ho già registrato, come già il primo, e è successo lo stesso problema, come l'altra volta. Cioè, ho registrato tutta una partita splendidissima, che come potete vedere qua, infatti, risulta passata, ma... Non ho registrato che l'audio. Questa qua, questa... Vabbè. Comunque, adesso speriamo di riuscire a farcela. Anche perché non mi rimane più molto tempo prima di dover caricare il video. Vi faccio solo vedere come... avevo promesso già a qualcuno di voi. Il mio deck attuale, in modo da... poter avere dei consigli, diciamo, più validi. Queste qua sono le carte che ho a disposizione. Che sono appunto Selfless Cathar, Mentor of Meek, Attendant Knight, Seraph of the Masses, Wandering Wolf, Elder of Laurels e Howlgeist. Questo è il Trained Caracal che ho, Lone Missionary, Nimbus Wings. Raise the alarm. One attending night. Standing troops. Assault griffin. Angelic the edict. Triplicate spirits. Resolute archangel. Seraph of the masses. Spire tracer. Jade mage. Timberland guide. Wandering Wolf, Titanic Growth, Advocate of a Beast, Primal Hunt Beast, e tra l'altro il numero delle carte dovrebbe essere quello qua sotto. Hunt the Wick, Stomper Cub e Siege Worm. Quindi adesso poi voi... Quit without saving. Guardate un attimo, vedete se voi avete più esperienza di me, se c'è qualche carta da sostituire. Io, no, aspettate un attimo, ritorniamo qua. Il Seraph of the Masses non lo metterei in numero maggiore di 1 perché comunque è una carta abbastanza... Perché mi ha aperto quello? Se non... Vabbè. È comunque una carta abbastanza costosa per giocarla, 7 di mana. E quindi è una carta più da fine partita. Quindi il numero di 1 mi sembra un numero discreto perché ho una buona possibilità di uscire. Correggetemi se sbaglio. L'Attended Knight l'avevo già tolto per sostituirlo con un Seraph of the Masses. No, forse era con un Resolute Archangel. Sì, forse l'avevo sostituito con questo. Questo non mi dice niente di che. Diciamo, non so se vedete qualcosa da sostituire. Un Wandering Wolf ce l'ho già. Questo potrebbe essere utile, ma non lo so, non saprei a cosa sostituirlo. Probabilmente qualcuno con un numero di carta di mana simile. E Howlgeist. Boh, sì, è una buona carta di attacco. Ha Undying, quindi vuol dire che... Ah, più volte viene uccisa, diciamo più diventa forte. Questo potrebbe essere molto interessante, ma... dovrei vedere che cosa toglierci, diciamo. Non lo so se magari delle Standing Troops, che però hanno Vigilance e sono bianche. Però comunque sì, dovrei più avvicinarmi verso il verde perché ho comunque più carte mana verdi, se non sbaglio, eh. Ehm, 36 su 36, qualcosa mi dice? Dove me le dice le carte mana che ho? Lens, ah, ecco. Ah, ok, vabbè, qua ce l'hai in automatico. Quindi vabbè, vedremo poi comunque in seguito. Vede,
avrò una discussione con voi per questo riguardo per vedere cosa ne pensate. Andiamo in single player e rifacciamo quella fantomatica battaglia che tra l'altro è stata molto sul filo del rasoio perché, vabbè, non voglio spoilerarvelo, però vedete già il tipo di aspetto di questa ragazzina qua e quindi potete immaginare il tipo di gioco che attuerà. You come across another of Garrick's victims. The strange garb identifies the corpse as a planeswalker. Feral vampires have claimed the remains for their meal, and you are the second curse. Eccoci qua. Quindi mi pare che tocchi a noi iniziare, anche perché questo è un avversario che inizia a diventare un pochettino più importante. Mulligan, scarterei io. Scarterei perché ho troppo poco mana e non ho nessuna creatura bassa. Sì, questa. Ah, no. Draw New Hand. Questo è già molto più interessante, ma rischio di non avere altre carte, quindi facciamo che mi dichiaro sconfitto e riproviamo perché non voglio assolutamente rischiare. Irrischiabile e registrare 20 minuti di fail. Quindi rientriamo qua, dai, veloce. Veloce, ti ho detto di. Ok. È molto lento, non capisco come mai quando gli si va dall'avvio. Anche quando si preme start, ci vogliono tipo 20 secondi prima che parta e tutto. Allora, vediamo. Qua c'ho un numero di carte medio, un Jade Mage che mi è molto interessante, un Seraph of the Masses che non è male, un Attending Knight, Nimbus Wings, mi piace dai, sì mi piace, non ho buone carte iniziali diciamo però, ah no inizia lei, però non mi dispiace. Ecco, altra carta mana, io avrei bisogno di qualcos'altro di più interessante magari però. Iniziamo giocando questa e passiamo al turno. Sperando che lei non abbia avuto troppa fortuna. Lei ha un mazzo nero rosso. Come possiamo benissimo vedere. Tutti questi di questa sezione, da quello che ho visto, hanno un mazzo comunque di cui la maggior parte sono nere. E Lifelink. Vampiro, Lifelink, Questo sarà qualcosa di un pochettino complesso da gestire. Ok, ho un sacco di mana, ma nessuna creatura di livello basso. Cioè di livello, di potenza, che richiede un numero di mana basso. Speriamo adesso che capiti qualche cosa. Adesso lei farà un sacco di danni e in più. In più darà 2 punti in più a lei, quindi il distacco salirà. E la sua tattica è tutta questa, tutta questa, tutto questo, sempre. Continuo a non avere niente di interessante, qua ho bisogno di 2 e una bianca, qua ho bisogno di 1 e 1 bianca. Io giocherei questa. E giocherei l'abilità di questa mi mette un più uno sapling. Al costo di 2 e 1. Ora non mi conviene, mi conviene di più mettere un Attending Knight. Anche se lei comunque ora attaccherà. E infliggerà parecchi danni e ci si prenderà un 2, diciamo. Con il lifelink. No. Teme per questo. Questo è molto pericoloso perché attacca tutti i turni se è abile, cioè se può farlo, e ogni volta che attacca e mi fa danno, quindi quando non la blocco, si prende un più uno più uno.
Tutto sul vampiresco, diciamo. Più mi fa male, più diventa forte. Lifelink, un altro con Lifelink. E fin tanto che non riesco ad avere un buon numero di carte forti, non... Hunt the Weak. Questo potrebbe essere interessante. Però allora, innanzitutto giochiamo una carta mana e vediamo che cosa possiamo giocare adesso. Nimbus Wings, che ha un più 1 più 2 a volare. Potrei metterlo a qualcuno di interessante, tipo... questo è anche First Strike, questo sarebbe molto interessante. Hunt the Trick però mi costa 3 e 1. Più 1 e attacca una creatura che non controllo. Potrei togliere dai piedi questo. Con il Jade Mage, che sarebbe un 3-2, andrebbe ad attaccare un... No, ci morirebbe comunque. Un più 1, questo sarebbe 3-3 e quindi potrebbe tirarlo giù. Però poi mi lascerei scoperto per tutto il resto. Rimane tappato poi. Credo di sì, questo invece più 1 più 2 a volare. Credo che ora non mi convenga, nessuno di questi potrei giocare questa e attivare l'abilità. In modo da iniziare ad aumentare il numero di creature per quando poi potrò convocare il Seraph of Emesis. Spero che adesso non decida di attaccare. Ecco, invece sì. Con tutto. Con tutto. Allora, questo lo posso sacrificare per bloccare quello in modo da impedire che diventi più forte. No. No, questo qua ha First Strike, quindi posso tirare giù. Forse mi conviene tirar giù uno di questi, visto che ha First Strike. Tiro giù uno di questi. Poi faccio così. Questo lo metto contro questo, così prende solo un più uno. Questo lo metto contro questo, così lo blocco. Sacrificando quello, questo però si prende, mi toglie 3 punti, però non guadagna altro. Potrei sacrificare questa, ma quella, ma non mi conviene. Perfetto. Quello mi fa 3 danni. E ok. Perfetto, devo dire che non è andato troppo male. Questa stessa cosa dell'altra. Dell'altra che abbiamo appena distrutto. Cioè ogni volta che mi fa del danno, però questa è molto più forte perché ha un 4-3. Cos'è questo Resolute Archangel? Ma sono tutte carte che richiedono troppo mana, non ho carte basse. Allora, questo prende un più 1 e attacca uno che non controllo. Però questo ha un 4-3. Però se dessi questo, quello, sarebbe un 3-3 che attacca per primo e dovrebbe togliermelo dai piedi. Questo che è discretamente forte. Però mi lascerebbe scoperto di fronte a questo. Quanto mi chiede? 3-1. Quindi non potrei giocare quello. Lui mi consiglia un Nimbus Wings. Che mi dà un più 1 più 2 a volare. E da metterlo lei, al Jade Mage. Così diventa un 3-3. Un 3-3
che però morirebbe rispetto a tutti e due. Perché non ha first strike. Questo invece sarebbe una buona cosa. Facciamo così, sì. E skippo anche l'attacco. Tra l'altro posso attivare l'abilità? Sì, perfetto. Così comunque ho questo sapling per cui posso difendermi dai suoi lifesteal, diciamo, lifelink. Un altro Vampire Soldier. Questo non ci voleva proprio. Ho bisogno di beccare qualcosa di interessante. Allora, questo. Ora ho il Wandering Wolf che è un 2-1. Che sarebbe molto sacrificabile. Però mi impedisce di utilizzare il Jade Mage. Questo è 5-2-7, ancora ne ho 4-2-6. Si attacca con questi tre. Ho modo per fermarlo? No. Cioè sì, nel senso, se attaccassi con questo, dopo non ho nessuno che mi potrebbe difendere. Se attaccassi con tutti e tre, mentre invece adesso non attaccherà perché infatti io mi sono un po' parato. Ecco. Mi toglierà due vite e io pescherò due carte. Due carte mana, tra l'altro, questo è. Ok, ogni creatura che sacrifica prende un più uno, non credo che lo farà perché comunque sono tutte carte più forti di quelle. Resolutor Changel ha un 4-4 con volare e un 5-2-7. Il Seraph of Emesis invece, ora come ora, sarebbe solo un 4, ma potrebbe prendere molto di più. Direi che possiamo giocare Resolutor Changel ora come ora e pensare poi dopo al resto. Me le utilizzerebbe però tutte. Hunt the Wick, più uno e attacca una che non controllo. Però no, non mi conviene ora come ora. Gioco un Resolutor Changel in modo da pararmi in caso di attacco. Che è successo? Aveva un'abilità quando convolato. Ah sì, perché ritorno a 20, perfetto. Ho riguadagnato 7 vite. E non è male, non è male per niente. Ok, adesso lui non attaccherà, perfetto. Io ho un'altra mana, un'altra carta mana. Adesso andrei con questo. E ora come ora potrei benissimo attaccare con questo. Che ha volare. Perché tanto non mi cambia molto quale. No, forse mi conviene utilizzare questo perché comunque infligge 4 danni. Sì. E poi se lui attaccasse con tutto io avrei questo che posso sacrificare. Questo che posso sacrificare. Quello lo posso bloccare con lui e quello lo posso bloccare con anche con questo, sì. Quindi sì, attacchiamo con questo che ha volare, quindi non può essere fermato e gli infliggiamo 4 pizze riportando la situazione alla parità.
Adesso non credo attaccherà perché è in situazione di svantaggio, a meno che non riesca a convocare qualcosa che la riporti in situazione di vantaggio. No. Perfetto, grande partita questa. Vediamo allora se riesco a... mi conviene più che altro utilizzare l'abilità di questa, forse più volte. Riesco ancora ad attivarla? Sì. Ok, non posso più giocare niente. Adesso io andrei di questo. E anche di questo. Tanto dei sapling che mi possono coprire le spalle. A infliggere un totale di 12 danni. E il prossimo turno dovremmo riuscire a concludere questa degnissima partita. Attacca, ma non c'è nessun problema. Io li blocco con i due Sapling, sacrificandoli. Però in questo modo non recupera. Non prendono danni. Cioè, non prendono dei. Non guadagnano punti, insomma. Tanto ora come ora dovrei poter giocare altri Sapling. Sapling, uno. E 1, 2, perfetto. E adesso, volando, potremo infliggere un discreto numero di pizze. Chiudendo, tra l'altro, con un numero totale di punti di 20. 1 è il nostro Seraph of Emesis, la porterà a un totale di meno 7. Concludendo degnamente la partita. Adesso non so se potremo sbustare di nuovo il mazzo perché l'ho già sbustato la prima volta che ho fatto questa campagna. Vediamo. No, infatti. Detto questo, allora noi ci vediamo la prossima settimana con Magic, sempre venerdì, oppure ci vediamo domani con Mindtest. Insomma, al prossimo video, io vi ricordo di iscrivervi, lasciare un mi piace se vi è piaciuto l'episodio, è una bella vittoria, questo come può non esservi piaciuta una vittoria così degna. Potete cercarmi sulla pagina Facebook, il link è in descrizione. Ciao a tutti, statemi bene. Ciao!